Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a Mio Podcasting stagione 4. Questa è la puntata 38. In questo episodio andremo a parlare del caso ufologico delle luci di Montreal del 7 novembre del 1990. Al solito, in descrizione di questo podcast trovate il link per approfondire la mia bloggata relativa al website Il Paleocontatto. Allora, il 4 di ottobre del 1989 c'è da segnalare il caso dell'UFO di Voronezh, che per quanto opaco, proveniente da informazioni sovietiche, è stato valutato un evento ufologico di classe 2, definito relativo disco numero 8. In rete si trovano facilmente dati sul caso delle luci di Montreal del 7 novembre del 1990, alias Place Bonaventura Incident. Montreal, novembre 7 del 1990. Nel presunto evento, colore, forma e dinamica di volo del presunto UFO sono ufologicamente interessanti e degni di approfondire la relativa storia. Nella bloggata ci sono tutta una serie di link che ho trovato su internet riguardo la documentazione. Allora, intanto c'è da dire che nel 1989 l'archivio di The Seed riporta molti altri avvistamenti con shape potenzialmente assimilabile all'UFO con tecnologia saurica. Altre informazioni coerenti con dei potenziali avvistamenti nel 1990 lo si ritrovano anche nel NICAP, archivi ICAP, NICAP per il 1989 e anche per il 1990, vari casi che non vi sto a dettagliare, ma che li potete trovare sempre brevemente riassunti nella mia bloggata. Su The Seed, sul sito del Seed, The Seed quanto sul NICAP, praticamente c'è da considerare una serie di eventi per cui in sostanza si può dire che si trova l'evento del presunto avvistamento del 7 novembre del 1990 in un contesto che è coerente con una presenza di visite aliene con dischi di tecnologia saurica. Ora, andando ad approfondire per quello che si trova in internet sulla documentazione in relazione all'evento Place Bonaventura Incident a Montreal del 7 novembre 1990, c'è anche un documentario in francese e anche uno in inglese e anche uno stralcio di giornale. Quello che si può dire è che si trova, diciamo, un filmato su YouTube, in particolar modo, che viene spacciato come descrizione dell'avvistamento. È impossibile definire se sia vero o se sia falso. Tuttavia, cercando tra le immagini o comunque la documentazione del Montreal Gazette del giorno dell'8 novembre 1990, io non ho trovato molto, tranne uno stralcio di giornale scannerizzato dove purtroppo non è indicata la data né nemmeno il nome della testata giornalistica. Tuttavia, leggendo il testo si capisce che la storia è probabilmente annessa all'evento del caso dell'avvistamento UFO di Montreal del 7 novembre del 1990. Il ritaglio di giornale proviene presumibilmente dall'edizione del giorno successivo,
oppure dei giorni immediatamente successivi all'evento. Nell'articolo emergono anche altri testimoni circa l'avvistamento di questa luce anomala, e la redazione del giornale racconta che avrebbe anche trovato delle presumibili tracce a terra di forma discoidale. Ora, la mia tesi è che è possibile che le luci osservate a Montreal nella notte siano riferibili a proiettori di discoteche, siamo infatti in città. Specie se il cielo della notte del 7 novembre del 1990 fosse stato luminoso, nuvoloso. Ora, il filmato che ho trovato in rete non riporta la solita data ed ora delle telecamere VHS del tempo, per cui non è valutabile razionalmente la sua autenticità. Il filmato appare di qualità annessa ad una VHS, ma la luce che è ritratta nel filmato, che trovate diciamo nella mia bloggata come file di YouTube riportato, potrebbero essere anche dei banali flares, oppure quindi un grosso bengala militare o paramilitare. Il filmato tuttavia evidenzierebbe l'assenza di nuvole, elemento che in questo caso sarebbe in contrasto con quanto invece è evidenziato nel documentario ufologico sullo stesso topic, che lo trovate in lingua francese. Quindi c'è una forte discordanza tra quanto si dice nel documentario ufologico, che la notte sarebbe stata nuvolosa, mentre sul presunto file video in VHS non compaiono nuvole, quindi evidentemente non si tratta dello stesso video. La presenza di nuvole, per come è raccontata nel documentario, avvalorerebbe appunto la facile spiegazione che si trattano di banali proiettori di discoteche. Avendo trovato molta poca documentazione ufficiale, quindi assenza di arretrati che siano realmente del Montreal Gazette dell'8 novembre del 1990, da cui leggere l'articolo e valutando meglio il caso e le testimonianze riportate, personalmente io ho deciso per il momento di non statisticare l'evento ufologico. Peraltro, dal 7 novembre 1990 al 4 di ottobre 1989 sono appena 399 giorni, quindi poco più di 365 giorni. Tuttavia, sono rintracciabili anche altri eventi UFO o stesso SHAPE nell'intervallo di tempo dal 7 novembre 1990 fino al 4 di ottobre 1989. Per cui personalmente io tenderei a valutare che, qualora l'evento del 7 novembre del 1990 a Montreal possa essere considerato un evento UFO, si tratterebbe sempre del disco numero 8 relativo al criptico evento di Voronezh. Ergo, ai fini del calcolo della latenza ufologica E1-E0, considerando un epsilon, quindi E0 il primo avvistamento utile del disco e poi E1 successivo avvistamento di un altro caso ufologico, è ovvio che l'evento del 7 novembre del 1990, anche se fosse un evento UFO genuino, quindi non fossero delle banali luci di proiettori di discoteche che si riverberano su un cielo nuvoloso notturno, l'evento UFO, qualora fosse un evento UFO veramente genuine annesso al criptico evento di Voronezh, andrebbe in ogni caso sterilizzato, in quanto probabilmente sarebbe appunto imputabile allo stesso oggetto che, a seguire dagli altri avvistamenti degli altri archivi UFO, sarebbe stato appunto osservato in modo ragionevolmente persistente dal 4 di ottobre del 1989. E quindi non andrebbe statisticato all'interno di una latenza UFO, in quanto il disco sarebbe sostato poco più di un anno. Ok, per questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.